bettering, going better day by day. And now I'm finally with my team trying to find a solution to the problem that I had. Beh, sicuramente molte più responsabilità, ci saranno anche molte più pressioni, ma ultimamente le pressioni che ci sono mi piacciono, mi danno quello stimolo in più, quell'adrenalina in più per fare ancora meglio, quindi sì, ci sono, ma le sappiamo cogliere nel modo giusto. Quindi sono al 97% oggi, 98% domani, 99% dopodomani in batteria e al 100% per la finale. Questo è l'obiettivo che ci siamo messi in testa. No, va sempre migliorando, ripeto, ormai siamo qui, non sto più a pensare quanto sto bene, quanto non sto bene, cosa posso fare, cosa non posso fare, vado, mi butto, do tutto me stesso, faccio le migliori cose che possa mai fare, e mi concentro su di me e cerco di fare il meglio che posso. Beh, sapevo che era forte, ma non così forte, nel senso che so che ha delle ottime qualità, non corre tecnicamente benissimo, quindi questo 9,76 mi ha impressionato, perché poi ha fatto tre gare di seguito da 9,81, 9,76, 9,77, che è un qualcosa di veramente incredibile. So che è un ottimo atleta, sarà l'avversario, credo, più tosto a questo campionato del mondo, perché è uno veramente determinato. Noi ci seguiamo tanto su Instagram, e quindi vedo tutto quello che pubblica, la sua determinazione, mi rivedo un po' in quello che è sempre stato il mio pensiero, e quindi so che sarà un avversario tosto, ma sapevo che poteva fare un qualcosa di grande. Questo problema che ho fisico ho provato in tutti i modi a risolverlo, ho fatto tutto il possibile, mi sono detto, ho anche posticipato la partenza per gli States, perché sarei dovuto venire il 2 e fare un raduno a Chula Vista, ho deciso di partire più tardi e venire direttamente a Eugene per provare in tutti i modi a risolverlo. Mi ero detto, quando ho preso questa decisione, che avrei fatto tutto il possibile finché ero in Europa, e dal momento in cui sarei salito nell'aereo avrei deciso che qualsiasi fosse la mia situazione avrei gareggiato e accettato la mia condizione. Quindi mi trovo ancora con questo problema fisico, ma non penso che sia un qualcosa che possa limitarmi, quindi devo accettarlo e gareggiare con questa cosa. Ci saranno anche altre difficoltà, questa è una delle difficoltà, semplicemente va affrontata.